adesso usiamo un altro tipo di arma, uno è il martello da guerra con becca, piatto, la classica spada. L'altro userà una mazza frusta, la mazza frusta questa c'ha le piramidi perché sennò mi devasto tutte le armature, ok? Ho tutti gli scudi che abbiamo, quindi l'abbiamo presa con delle piramidi perché ha meno potere di devastazione. Ok, queste sono due armi diverse che sono state fatte a seconda anche con l'evoluzione delle varie armature, perché è andata a togliere anche quello che è lo scudo. Lo scudo veniva usato con la spada una mano, scudo, perché doveva seppellire le mancanze dell'armatura. Mancanze dell'armatura fino al 1200 più che altro, perché ancora era tutto usbergo, tutta cotta in ferro. Dopodiché le armature hanno cominciato a essere molto più precise con delle corazze, delle armature così, e hanno cominciato a costruire sopra queste cose qua. E la maglia in ferro come questa veniva usata solo per le parti in movimento, quindi si toglieva tutto l'usbergo e si usava solo per delle parti in movimento che erano praticamente mira delle punte delle spade, quindi anche le spade si sono diventate più pesanti magari per rompere quello che c'era sotto l'usbergo, ma poi hanno cominciato a mettere una punta molto affilata per entrare negli interstizi data dall'armatura. Dopodiché con l'avvento delle armi da fuoco tutto è stato inutile, anche con le balestre molto era inutile, e si è cominciato ad andare su un'armatura aperta perché tanto comunque sia non serviva a niente, e per quanto riguardava uno scontro a due mani con spadone, due mani avevano praticamente dei bracci armati, delle celate alla veneziana come questa e niente di più, mentre prima fino al 1300 all'incirca si poteva anche avere armature più complesse, ok, 1300-1400. Non ci sono molte cose scritte, noi vediamo delle immagini, vediamo dei libri, vediamo per quanto riguarda dei dipinti, ma noi non sappiamo un cazzo fondamentalmente, noi sappiamo solo che queste erano le cose su per giù, e poi dopo ce la possiamo dire ognuno come ci pare, perché possiamo dire quello, possiamo dire quell'altro. Tutti quelli che dipingevano erano in base ai politici del tempo, quindi potevano fare il bello e il cattivo tempo. Se io volevo far vedere che quel popolo era poveretto, gli dipingeva ancora con pelli oppure armature obsolete. È come se oggi vogliamo far vedere che quel popolo è arretrato, allora li facciamo in certe maniere, in certi stili di vita. Ma non è altro, non è detto che sia vero questo. Quindi fondamentalmente una volta si andava e si prendeva tutto quello che c'era nel campo di battaglia, quindi l'armatura poteva spezzare dal 1400 un'armatura con pezzi del 1200 in poi. Ok, io c'avevo a casa un pentolare, poi dopo un po' ho trovato dai morti in battaglia una pettorina, poi ho trovato quello, ho trovato quell'altro e mi sono tirato su un po' tutto, come le spade, come tutte queste cose qua. Non c'era tutta questa gentilezza che io vado a comprare. Si prendevano i morti, si rubavano per le strade e fondamentalmente così. Quindi non troveremo mai un militare come un esercito oggi tutti uguali. Non c'era tutti uguali, non esistono tutti uguali è una cosa di oggi. Forse poi, neanche oggi sui terreni di battaglia ci siamo tutti uguali. Scordatevi che oggi il militare veste tutto uguale, neanche oggi il militare in giro per il mondo veste tutto uguale. Ognuno ha le sue cose addosso, giusto la mimetica è uguale, certe volte.
posto, è un po' fastidioso dopo un po' combattere così. Adesso lasciamo spazio.